Buongiorno, oggi vorrei descrivere nella maniera più semplice, più elementare possibile come avviene la pulsazione di una corda con le dita della mano destra nella tecnica della chitarra classica. Allora, poniamo che questa sia la corda. Noi chiaramente avremmo già dovuto impostare il braccio destro, il polso e la mano. La mano cade così, naturalmente. Cominciamo a vedere il dito pollice. Il dito pollice si posiziona inclinato di circa 45 gradi rispetto alla corda. La corda viene pulsata in un primo momento dal polpastrello, nel punto più vicino all'unghia e successivamente con molta rapidità con l'unghia. Quindi la pulsazione della corda viene tramite la successione polpastrello-unghia. Il dito si articola qua, è ben disteso e non si piega durante l'azione e fa un movimento circolare andando verso l'indice, formando una specie di croce, stando però sempre all'esterno della mano, questo per non andare a sbattere contro le altre dita e quindi limitare l'articolazione, ma fa semplicemente questo. Ecco, quindi se questa è la corda, il dito sta vicino alla corda, la pulsa, quindi tende a spingere verso l'interno del foro di risonanza e appena pulsata la corda ritorna al punto di partenza, cioè vicino alla corda, e quindi fa questo. Questo discorso vale anche per le dita indice, medio e anulare. L'indice medio e anulare, e quindi la mano è tutta bombata, e bisogna immaginare di avere in mano come una pallina. Le dita sono vicine fra di loro, quindi si articolano alla nocca, e durante il movimento il dito mantiene questo atteggiamento arcuato. Quindi pulsa la corda e ritorna indietro vicino al punto di partenza. E durante questa azione non deve né piegarsi come se fosse un artiglio e neanche distendersi. Mantenere questa curvatura, questa è la cosa, diciamo, più difficile. E quindi facciamo l'ipotesi. Il dito indice in questo momento sta di fronte alla corda che sta per essere pulsata, quindi spinta tendenzialmente verso il foro di risonanza, verso l'interno della chitarra, con l'estremità del polpastrello e poi con l'unghia. Ecco, l'azione quindi è questa. Questo è con l'indice, è uguale anche col medio. O con l'anulare. Ecco, quindi questo è in linea generale. Ora, io in pratica ho preso una chitarra e ho fatto togliere il fondo, eccolo qua, per poter provare a fare una ripresa, per descrivere appunto questo tocco, fare una ripresa dall'interno della chitarra. Questo è per dare il più possibile l'idea di ciò che avviene. Ora, tutto ciò che io sto spiegando ovviamente è molto basilare ed è generale, poi sarà cura di ogni maestro dare le proprie indicazioni, le proprie metodologie, il proprio modo di vedere, perché ci sono vari tipi di attacco della corda, anche di limaggio delle unghie, ma questo che io sto spiegando ora direi che è veramente una base che può andare bene per qualsiasi studente di chitarra classica, direi proprio nel mondo. Quindi ora proviamo a vedere questo tocco, che tra l'altro è denominato libero, tocco libero, dall'interno della chitarra. Vediamo, ci avviciniamo e proviamo a vedere cosa succede. Allora,
presupponiamo di voler toccare la sesta corda, eccola qua, la sesta corda con il pollice. Il dito pollice, come abbiamo detto, è inclinato di circa 45 gradi rispetto alla corda. Ripeto, la corda viene pulsata in successione dal polpastrello e dall'unghia, quindi si tocca la corda nel punto, con il polpastrello nel punto più vicino all'unghia e successivamente con l'unghia. Vediamo. Si può vedere magari da varie angolature. Vediamo che le altre dita stanno arcuate, la mano arrotondata. Bisogna fare molta attenzione a una cosa quando si pulsa una corda. La pulsazione deve essere netta, decisa. Non bisogna mai soffermarsi sulla corda neanche per un istante, cioè almeno il più breve tempo possibile, perché ciò provocherebbe una distorsione del suono, si otterrebbe un suono sporco e poi anche interrotto nella sua durata. Cioè, ad esempio, se io faccio questo, sentite? Interrompo il suono. Lo sporco anche. No, quindi agire con decisione. Ovviamente i suoni che io sto producendo non sono quelli reali, perché ho dovuto abbassare molto la tensione delle corde per cercare di evitare che la chitarra si sfasciasse, perché adesso, essendo priva del fondo, è meno resistente. Ma a noi non interessa il suono, ma vedere più che altro come si muovono le dita. Ora proviamo col dito, ad esempio il dito indice sulla prima corda. Quindi abbiamo detto pulsazione del polpastrello e successivamente dell'unghia. Il dito è di fronte alla corda e tende a spingerla leggermente, poi si svincola per non andare a toccare la corda adiacente. Vedere in varie angolazioni, adesso col medio. Anche con l'anulare, ecco, questo è il tocco che fino adesso noi abbiamo denominato come tocco libero. Esiste però anche un altro tipo di tocco che si chiama tocco appoggiato. A cosa serve? Serve per cercare di far risaltare alcune note, quindi più una melodia. E come avviene questo tocco? In questo modo bisogna praticamente accentuare la forza, l'impulso del dito fino ad andare ad appoggiarsi alla corda adiacente. Ad esempio, se io suono questa prima corda, anziché usare questo tocco che è quello di prima, il tocco libero, vado con più forza ad toccare la corda e andiamo ad appoggiarsi alla corda adiacente. Ecco, così. In pratica il volume diventa maggiore, più potente. Quindi ci appoggiamo alla corda adiacente e questo appoggio deve essere breve e ritorniamo subito vicino alla corda che abbiamo appena pulsato. Quindi non ci soffermiamo, perché sennò questo bloccherebbe la mano e l'agilità. Quindi proviamo col medio. Con l'anulare.
facendo ora col pollice? Ovviamente il pollice andrà ad appoggiarsi alla corda sottostante e faremo questo. Questo è l'esempio sulla sesta corda. Ecco, dunque, questo è il modo che io ho trovato più semplice per cercare di far capire appunto come avviene la pulsazione della corda. Ora starà agli allievi cercare di, attraverso la guida del proprio maestro, cercare di approfondire tutti i dettagli di questa tecnica. Vi saluto e buon studio.